Allora subito, buon pomeriggio a quelli che si sono collegati dal momento in cui avevo salutato qualche minuto fa. Ricordate sicuramente che la settimana scorsa, visto che era il giorno della Repubblica, non c'è stata lezione, quindi oggi dobbiamo fare una sorta di carrellata per leggere velocemente, però spero significativamente, sia il canto decimo che il decimo primo. Quindi faremo per ripristinare un po' la solita lettura d'Antis, leggeremo inizialmente il canto decimo tutto di seguito, poi procederò a spiegarlo, dopodiché faremo la pausa durante la quale, come al solito, vi chiederò di inviare se ne avete i vostri dubbi sulla chat, poi leggeremo senza, diciamo, spiegheremo direttamente il canto decimo primo e chiuderemo con la lettura integrale di quel decimo primo, che è tra l'altro tra i più famosi, se non il più famoso del Paradiso. Quindi iniziamo, dalla lettura del decimo. Guardando nel suo figlio con l'amore che l'uno e l'altro eternalmente spira, lo primo e ineffabile valore, quanto per mente e per loco si gira con tant'ordine e fe, che esser non puote senza gustar di lui chi ciò rimira. Leva dunque, lettore, all'alterote mecola vista, dritto a quella parte dove l'un moto e l'altro si percuote, e lì comincia a vagheggiar nell'arte di quel maestro che dentro a sé l'ama, tanto che mai da lei l'occhio non parte. Vedi come da indi si dirama l'obliquo cerchio che i pianeti porta per soddisfare al mondo che li chiama. Che se la strada lor non fosse torta, molta virtù nel ciel sarebbe invano e quasi ogni potenza quaggiù morta. E se dal dritto più o meno lontano fosse il partire, assai sarebbe manco e giù e su dell'ordine mondano. Or ti riman lettor sovra il tuo banco, dietro pensando a ciò che si preliba, se esser vuoi lieto, assai prima che stanco. Messo tu innanzi, omai per te ti ciba, che a se torce tutta mia cura, quella materia, ond'io son fatto scriba. Lo ministro maggior della natura, che del valor del cielo mondo imprenta, e col suo lume il tempo ne misura, con quella parte che su si rammenta, congiunto, si girava per le spire, in che piuttosto ognora s'appresenta, e io era con lui. Ma del salire non m'accors'io, se non come uom s'accorge anzi il primo pensier del suo venire. E Beatrice, quella che si scorge di ben in meglio, sì subitamente che l'atto suo per tempo non si sporge. Quant'esser convenia da sé lucente quel che era dentro al sol dov'io entrammi, no per color ma per nome parvente, perch'io l'ingegno e l'arte e l'uso chiami, sì non direi che mai si immaginasse, ma creder puossi e di vedersi brami. E se le fantasie nostre non son basse a tanta altezza, non è meraviglia che sopra il sol non fu occhio che andasse. Tale era quivi la quarta famiglia dell'alto padre che sempre la sazia, mostrando come spira e come figlia. E Beatrice cominciò: ringrazia, ringrazia il sol degli angeli che a questo sensibile t'ha levato per sua grazia. Cor di mortal non fu mai sì di gesto a divozione a rendersi a Dio con tutto il suo gradir cotanto presto come a quelle parole mi feci io. E sì tutto il mio amore in lui si mise che Beatrice eclissò nell'oblio. Non le dispiacque, ma sì se ne rise che lo splendor degli occhi suoi ridenti, mia mente unita in più cose divise. Io vidi più folgor vivi e vincenti far di noi centro e di sé far corona, più dolci in voce che in vista lucenti. Così Cinger, la figlia di Latona, vedem talvolta, quando l'aere è pregno, si sì chi ritegna il fil che fa la zona. Nella corte del cielo ond'io rivegno, si trovan molte gioie care e belle, tanto che non si possono trar del regno. E il canto di quei lumi era di quelle.
chi non si impenna, sicché lassù voli, dal muto aspetti quindi le novelle. Poi sì, cantando quegli ardenti soli si fu girati intorno a noi 3 volte, come stelle vicine ai fermi poli, donne mi parver non da ballo sciolte, ma che s'arresti in tacite ascoltando finché le 9 note hanno ricolte. E dentro all'un sentì cominciar quando lo raggio della grazia, onde s'accende verace amore e che poi cresce amando, moltiplicato in te tanto risplende che ti conduce su per quella scala, usanza risalir, nessun discende, qual ti legassi il vin della sua fiala per la tua sete, in libertà non fora, se non con acqua che al mar non si cala. Tu vuoi sapere di quai piante si infiora questa ghirlanda che intorno vagheggia, la bella donna che al ciel t'avvalora? Io fui degli agni della santa greggia che domenico mena per cammino, o ben si impingua se non si vaneggia. Questi che me addestra più vicino, frate maestro fummi, ed esso Alberto è di Colonia e io Tomas d'Aquino. Se sì di tutti gli altri esser voi certo, di retro al mio parlar ten vien col viso, girando su per lo beato serto. Quell'altro fiammeggiare esce del riso di Grazian, che l'uno e l'altro foro aiuto sì, che piace in paradiso. L'altro che appresso adorna il nostro coro, quel Pietro fu che con la poverella offerse a Santa Chiesa suo tesoro. La quinta luce, che è tra noi più bella, spira di tale amor che tutto il mondo laggiù ne gola di saper novella. Entro vel altamente un sì profondo saver fu messo, che se il vero è vero, a veder tanto non sorse il secondo. Appresso vedi il lume di quel cero che giù in carne più addentro vide l'angelica natura e il mistero. Nell'altra piccioletta luce ride quell'avvocato dei tempi cristiani, del cui latino Agustin si provvide. Or se tu l'occhio della mente trani di luce in luce dietro alle mie lode, già dell'ottava con sete rimani, per vedere ogni ben dentro vi gode l'anima santa che il mondo fallace, fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo ond'ella fu cacciata giace giuso in ciel d'auro, ed essa da martiro e da essilio venne a questa pace. Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro di Isidoro, di Bede e di Riccardo, che a considerar fu più che viro. Questi onde a me ritorna il tuo riguardo è il lume d'uno spirito che in pensieri gravi a morir gli parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri, che leggendo nel vico degli strami si logizzò invidiosi veri. Indi come orologio che ne chiami nell'ora che la sposa di Dio surge a mattinar lo sposo perché l'ami, che l'una parte l'altra attira e urge, tintin sonando con sì dolce nota che il ben disposto spirito d'amor turge. Così vidi io la gloriosa rota muoversi e render voce a voce in tempra e in dolcezza che esser non può nota se non colà dove giuirsi in sempre. Bellissimo canto decimo. Probabilmente ricorderete che in ogni cantica il canto numero 10 segna il passaggio a un posto qualitativamente diverso, nel caso dell'inferno l'ingresso nella città di Dite, quindi il vero basso inferno, nel caso del purgatorio l'ingresso del pellegrino nel purgatorio vero e proprio, dopo aver destinato come scrittore ben 9 canti all'antipurgatorio, in questo caso Dante fa un preludio solenne, che è un'interruzione lunga del Dante scrittore, proprio perché sono saliti lui e Beatrice al quarto cielo, il cielo del sole, che è il primo a non ricevere l'ombra della terra e quindi ad avere spiriti che sono soltanto positivi, a differenza
delle anime che abbiamo incontrato nei primi tre cieli, vero? Nella Luna, in Mercurio e in Venere. Probabilmente ricordate che il canto nono si era chiuso con un discorso duro circa il disordine del mondo. L'ultima parola del canto, appunto, era avoltero, adulterio, e cioè l'uso terribile della Chiesa da parte dei preti, dei cardinali, dei papi simoniaci. E questo canto invece si apre con un discorso bellissimo attraverso il quale Dante invita noi lettori ad apprezzare la bellezza, l'ordine, la bontà della creazione. Quindi leggiamo all'inizio un cenno alla Trinità, guardando nel suo Figlio con l'amore che l'uno e l'altro eternalmente ispira. Lo primo ineffabile valore, quanto per mente per loco si gira con tant'ordine e fe, che esser non puote senza gustar di lui chi ciò rimira. Cioè il Padre, nominato al verso terzo come il primo ineffabile valore, la potenza, guardando nel Figlio con l'amore dello Spirito Santo, che entrambi, Padre e Figlio, spirano eternamente, fece, il verbo fe, che è al verso quinto, tutto quello che si gira per mente e per luogo, con tanto ordine. Questo verso quarto, per mente e per luogo, è stato interpretato diversamente, secondo alcuni. Per mente si riferisce al motore intellettuale degli angeli che nel movimento, appunto, fanno girare i cieli. Secondo altri, invece, si riferisce alla totalità della creazione, cioè tutto quello che gira dentro la mente e fuori, nel luogo dell'universo. Allora, il Padre, coinvolgendo la Trinità, fece tutto il creato con tanto ordine che non è possibile che non si gusti di lui, cioè del valore del Padre, da parte di coloro che lo contemplano. Cioè, quando si contempla l'ordine dell'universo, non si può che godere della traccia della bontà divina che in esso è impresso. E al verso nono, al verso settimo, scusate, c'è l'invito appunto esplicito a noi lettori a contemplare la magnanima bontà della creazione proprio riflettendo su un punto in particolare del cosmo. Leva dunque lettore all'alterotene con la vista, cioè innalza dunque, lettore, ai cieli la vista con me. Chiaramente, per quello che viene dopo, vedremo che è la vista metaforica della mente, il pensiero, perché Dante ci invita a indirizzare questo nostro pensiero dritto a quella parte dove l'un moto e l'altro si percuote, cioè solleva lo sguardo della mente a proprio quel punto di intersezione, che in realtà sono due, sono i due equinozi, ma più avanti si capirà che Dante si riferisce in particolare a quello di primavera, dove si incrociano l'uno e l'altro movimento dei cieli, e cioè il movimento diurno, la rivoluzione che secondo il pensiero medievale fanno gli astri attorno alla Terra, e cioè l'equatore celeste, e l'eclittica, cioè l'orbita che fanno invece in senso opposto, da ovest ad est, tutti i pianeti su una linea che non coincide esattamente con l'equatore, ma che si incrociano in quei due punti, insomma, che sono gli equinozi.
Allora, perché Dante ci sta invitando a riflettere su questo? Al verso decimo, e lì comincia a vagheggiare nell'arte di quel maestro che dentro a sé lama, tanto che mai da lei inocchio non parte. Cioè lì, a proposito di questo punto, comincia a contemplare con amore, vagheggiare un verbo che, come abbiamo detto più volte, appartiene al campo semantico della poesia erotica. Si vagheggia la persona che si ama, quindi la si contempla con desiderio, a vagheggiare nell'arte di Dio, che è il maestro, come se fosse un architetto che ha creato, che la ama, cioè che ama quest'arte dentro di sé, tanto che non separa mai l'occhio da lei, da questa creazione, e quindi che provvede sempre a mantenerla viva. E al verso 13, vedi come da Indi si dirama l'obliquo cerchio che i pianeti porta per soddisfare al mondo che li chiama. Cioè, vedi come da quel punto che, dove si intersecano appunto l'eclittica dei pianeti che girano lungo l'anno l'equatore, come si dirama, quindi si discosta il cerchio obliquo, cioè l'eclittica che porta i pianeti per soddisfare i bisogni del mondo. E quindi Dante ci sta invitando a vedere come il movimento dei pianeti è mirato, è destinato a soddisfare i bisogni della vita umana nel mondo. E poi spiega perché al verso 16, che se la strada lor non fosse torta, molta virtù nel ciel sarebbe invano e quasi ogni potenza quaggiù morta. Giacché se la strada loro, cioè dei pianeti, non fosse storta rispetto all'equatore, molta virtù che proviene dal cielo non si attuerebbe nella terra, sarebbe frustrata e ogni potenza sarebbe morta. Cioè, Dante quello che ci sta dicendo è che se il movimento anno degli astri coincidesse con il movimento diurno, e cioè con l'equatore celeste, non ci sarebbero differenze tra i giorni e le notti che ci sono lungo le stagioni, nelle differenze climatiche delle stagioni, e quindi molta della vita in terra non sarebbe possibile. E poi aggiunge al verso 19, e se dal dritto più o meno lontano fosse il partire, assai sarebbe manco e giù e su dell'ordine mondano. E se invece si allontanasse di più l'orbita dei pianeti dal dritto, anche lì sarebbe manchevole e giù e su nel mondo l'ordine, e cioè nei due emisferi sarebbe meno mite è la temperatura e quindi non permetterebbe molta della vita nei due emisferi. E dopo averci informato, diciamo, su questa bontà che c'è nell'apparente disordine che uno potrebbe cogliere, vista la mancata coincidenza tra l'equatore celeste e l'eclittica, che non solo non è disordine, ma che anzi è, diciamo, destinato volontariamente da Dio a favorire la vita nel mondo, adesso Dante invita noi lettori a continuare a contemplare in questa creazione. Al verso 22, or ti rimane lettor sopra il tuo banco, dietro pensando a ciò che si preliba, se esser voi lieto assai prima che stanco. Ora lettore, Dante immagina che noi siamo davanti a un banco di scuola. Rimani sopra il tuo banco pensando su ciò che ti ho appena annunciato e che hai appena assaggiato, se vuoi provare letizia prima che della stanchezza.
della stanchezza che comporta lo studio, ma se contempli la bontà che c'è nell'ordine della creazione, la felicità arriverà prima della stanchezza, dice Dante. E poi si serve di un'altra metafora al verso 25, messo innanzi, mettere innanzi vuol dire servire il cibo, mettere il piatto davanti al commensale. Quindi io ti ho servito il tavolo, ormai alimentati da te, che a sé torce tutta la mia cura, quella materia onde io sono fatto scriba, già che io non posso continuare a parlartene perché tutta la mia cura è attirata da quella materia, cioè il nuovo cielo che Dante come scrittore deve ora descrivere, quella materia di cui io sono stato fatto scriba. Questa è una dichiarazione forte, che è la fonte insieme a delle epistole. Di quell'espressione che noi solitamente usiamo per riferirci a Dante come scriba dei, cioè Dante qui si dichiara non l'autore del libro che sta scrivendo, bensì scriba che è stato fatto, no? Son fatto, cioè si capisce che l'agente di questo farsi è lo stesso Dio. Creatore di quest'ordine che Dante sta così commoventemente lodando. E allora saltiamo alcuni versi che parafrasiamo, nei quali Dante quello che dice è che il sole era insieme a uno di questi punti, l'equinozio di primavera, in cui ogni ora si presenta. Ogni giorno in anticipo, ma che non si era accorto di salire su questo nuovo cielo dentro il sole, così come un uomo, come non ci si accorge del primo pensiero prima che esso venga, perché è già pensiero, una nuova figura, non casuale, visto che nel sole Dante incontrerà appunto gli spiriti saggi. Un paragone dell'immediatezza con la quale si pensa il primo pensiero senza poterlo cogliere con anticipo. E al verso 40, riprendiamo la lettura, Dante esclama: «Quant'esser convenia da sé lucente quel che era dentro al sol dov'io entrammi, non per color ma per lume parvente». Cioè Dante entra nel sole e dice: quanto doveva essere lucente, lucido, brillante, quello che era dentro il sole dove io entrai, e cioè le anime che Dante incontrerà lì, se erano parventi, io li potevo vedere non a causa di un loro colore, bensì per luce. E cioè Dante esclama: dentro il sole io vidi luci ancora più potenti del sole. Come dovevano essere lucenti se io riuscivo a coglierle per la loro luce anche dentro la luce intensissima del sole. E questa esclamazione è subito seguita dalla dichiarazione dell'ineffabile, come tante volte abbiamo trovato in questo regno. Verso 43. Perché io l'ingegno e l'arte, l'uso chiami, sì non direi che mai si immaginasse, ma creder puossi ed evidersi brami. Cioè, anche se io mi sforzo nell'ingegno, nella tecnica e nell'abitudine, non potrei dirlo in modo che si possa immaginare, cioè in modo che voi lettore possiate farvi un'immagine interna della luce che avevano queste anime dentro la luce del sole. Ma, come altre volte abbiamo notato, la dichiarazione dell'indicibile porta come conseguenza l'invito ad andare in quel regno e sperimentare direttamente ciò che non può essere detto. Perciò Dante al verso 45 dice: ma si può credere a quello che vi sto raccontando e si può
bramare di vederlo, avere l'anelito di venire a vedere ciò che non può essere immaginato in terra. E al verso 46 Dante dà una spiegazione scientifica sul perché lui non riesce a dire in modo immaginabile come era intensa questa luce delle anime del cielo del sole. E se le fantasie nostre sono basse a tanta altezza, non è meraviglia che sopra il sol non fu l'occhio che andasse. Cioè, se la nostra fantasia, cioè la capacità di farci un'immagine della cosa interna, è insufficiente per l'altezza di questa luce, non è da meravigliarsi, già che l'occhio umano non andò mai verso una luce più potente del sole. E siccome, secondo Aristotele, non ci si può, diciamo, non si può conoscere qualcosa che non ha una base sensoriale in noi nel mondo, ecco che non possiamo immaginare una luce più potente del sole, che era quella che Dante vide negli spiriti sapienti. E al verso 49, tale era quivi la quarta famiglia dell'Alto Padre, che sempre la sazia, mostrando come spira e come figlia. Cioè, così, cioè in questo modo ineffabile, era la quarta famiglia di Dio, cioè la quarta categoria di anime che Dante trova andando verso l'alto dalla terra, l'Alto Padre che la sazia sempre, mostrando loro il mistero della Trinità, cioè come spira lo spirito e come figlia il figlio. È interessante che Dante, nel presentarci la condizione di queste anime, degli spiriti sapienti, la primissima cosa che ci dica di loro è che sono saziati completamente della visione diretta del grande mistero della Trinità, che è appunto ciò che non si può conoscere qui al mondo. E quindi in qualche modo è come se cominciasse già a presentare il premio che ebbero queste anime, che in vita fecero lo sforzo di conoscere ciò che era possibile conoscere al mondo, saziandoli eternamente senza alcuno sforzo della visione del mistero. Ora, sole, al verso 52, e Beatrice cominciò: ringrazia il sol degli angeli che a questo sensibile t'ha levato per sua grazia. Beatrice invita Dante a ringraziare Dio, detto attraverso la perifrasi il sole degli angeli, perché ha levato Dante al sole sensibile, cioè quello, diciamo, fisico, per grazia. E allora Dante, commosso, invitato da Beatrice, prega: cor di mortal non fu mai sì di gesto a divozione a rendersi a Dio con tutto il suo gradir cotanto presto come a quelle parole mi feci io, e sì tutto il mio amore in lui si mise, che Beatrice eclissò nell'oblio. Qui Dante eccezionalmente è così sollecito di gesto a rendersi con devozione a Dio, ringraziando così intensamente, che entra in uno stato mistico in cui dimentica addirittura Beatrice, avendo con Dio una unione intima. Ma Beatrice, che deve mostrare a Dante il resto del cammino, deve distoglierlo da questo stato, e quindi al verso 61 non le dispiacque, ma si se ne rise. Cioè, Beatrice non si arrabbiò, non è che diventò gelosa perché Dante la dimenticasse, ma sorrise così che dai suoi occhi sorridenti emanò uno splendore tale che, come un raggio, divise
la mente di Dante, che prima era unita nella preghiera a Dio, in più cose, e le più cose sono appunto le cose diverse che Dante ora comincia a vedere di nuovo dentro il cielo del sole, anzi dentro il sole stesso. Al verso 64, io vidi più folgor vivi e vincenti far di noi centro e di sé far corona, più dolci in voci che in vista lucenti. Allora, Dante è insieme a Beatrice e vede che alcune anime, folgori, cioè fiamme dentro il sole, cominciano a muoversi in una danza in corona, cantando attorno a Beatrice e Dante, cantando con voci più dolci di quanto non fossero lucenti in vista. E affinché noi possiamo immaginare com'era questa luce che loro formavano danzando in giro tondo attorno a loro, Dante ci dà un'idea della luna, così Cinger, la figlia di Latona, vedem talvolta quando l'aria è pregno, si critegna il fil che fa la zona. Cioè così a volte vediamo che la luna, quando l'aria è molto densa, fa un alone di luce attorno a sé. E di nuovo Dante dichiara che questa volta il canto così dolce delle anime non solo non potrà descriverlo con parole, ma che non lo può nemmeno ricordare. E lo dice attraverso la metafora dei gioielli, che le pietre preziose che ci sono in un regno che non si possono esportare. Al verso 70, nella corte del cielo ond'io rivegno, si trovano molte gioie care e belle, tanto che non si possono entrare del regno, e il canto di quei lumi era di quelle. Cioè, Dante ci sta dicendo che la dolcezza di questo canto, che chiaramente eccede ogni musica nel mondo, lui non ha potuto portarsela via nel mondo, quindi non la ricorda. E di nuovo, davanti a questo estremo indicibile, c'è l'invito ad andare a sentire questa musica. Chi non si impenna sicché lassù voli, dal muto aspetti quindi le novelle. Cioè, chi non prepara le proprie ali del desiderio per volare lassù in paradiso, deve aspettarsi dal mutismo. Muto è un aggettivo sostantivato, quindi dal silenzio si deve aspettare le notizie. Allora, adesso parafraseremo una lunga parte del canto, dove Dante descrive, appunto, scusate, mi sa che ho fatto confusione perché io mi sono segnata le parti che dobbiamo leggere, quelle che dobbiamo parafrasare. Sì, no, una parte breve, le due terzine raccontano quelle che seguono tra i verso 76 e l'81, raccontano come queste anime girarono 3 volte dietro, intorno a Dante e Beatrice, poi si fermarono, come dice Dante, donne che stanno ballando. Quando si arresta la musica, si fermano e stanno ancora attenti a vedere quando la musica prosegue. E al verso 82 inizia a parlare un'anima che parlerà molto a lungo, in questo episodio e in quelli dei canti, che seguono. Verso 82. E dentro a l'un sentì cominciare, quando lo raggio della grazia onde s'accende verace amore e che poi cresce amando, moltiplicato in te tanto risplende che ti conduce su per quella scala, o senza risalir nessun discende, qual ti negasse il vin della sua fiala per la tua sete, in libertà non fora, se non com'acqua che al mar non si cala. Cioè, uno di questi spiriti che si erano fermati attorno a Dante e Beatrice comincia a dire: da che il raggio della grazia, che
accende l'amore verace che cresce nell'amare ancora, risplende tanto eccessivamente moltiplicato in te, che ti conduce nel paradiso, su per quella scala, dove dalla quale nessuno discende se non è destinato a risalire. Tutto questo è la prima parte della subordinata, cioè visto che in te risplende una grazia così eccezionale, che ti è permesso di fare questa salita che la fanno soltanto coloro che sono destinati a risalirla. Questo è dopo la ormai vecchia profezia di Caronte. Vi ricordate che aveva detto a Dante che attraverso la Caronte non passa mai anima buona, e che aveva quindi profetizzato a Dante che attraverso altri porti lui sarebbe arrivato alla spiaggia, che era la prima profezia che riguardava la futura salvezza di Dante. Qui questo viene confermato da questo personaggio molto importante, che spiega che così come Paolo, anche Dante, ma non escluso che magari qualcun altro vada un giorno vivo in paradiso, visto che dice chi di lassù discende, è perché chiaramente è destinato a salvarsi. E perché ovviamente vedendo da vivo il bene supremo poi non se ne può allontanare. Allora, visto che in te risplende questa particolare grazia, chi al verso 88, chi ti negasse il vino di cui ha bisogno la tua sete, quindi chi non ti soddisfacesse nel tuo desiderio di conoscenza, non sarebbe in libertà. Se non come acqua, anziché calare nel mare, scende verso la fonte. E cioè qui questo personaggio, la cui identità non conosciamo ancora, sta ribadendo che la libertà assoluta dei salvati consiste nell'assecondare la volontà divina, che in questo caso chiaramente vuole che Dante conosca tutto ciò che sta vedendo nel paradiso. E allora, al verso 91, leggendo in Dio, quest'anima dice in seconda persona quello che Dante vorrebbe sapere. Tu vuoi sapere di quali piante si infiora questa ghirlanda che intorno vagheggia la bella donna che al ciel t'avvalora? Tu vuoi sapere chi sono le anime? Ma lo fa con una metafora, diciamo, vegetale, di quali piante si fiorisce questa ghirlanda che contempla di nuovo il verbo vagheggiare, che contempla innamorato Beatrice, cioè la ghirlanda che è fatta degli spiriti saggi, danzano innamorati intorno a Beatrice con il chiaro senso simbolico di Beatrice come teologia, che è quindi l'oggetto ultimo di ogni studio nel mondo. E allora quest'anima comincia a indicare chi sono appunto lui e le altre luci che stanno lì dentro il sole. E vedete con quanta umiltà si presenta quest'anima. Questo è un tratto molto importante che tornerà più volte nella presentazione degli spiriti sapienti. Io fui degli agni della santa greggia che Domenico mena per cammino, o ben si impingua se non si vaneggia. Cioè io sono un agnello del gregge di Domenico, quindi sono domenicano, quindi si dice semplicemente uno del gregge che Domenico guida in una strada nella quale ci si alimenta bene, ben si impingua, se non si vaneggia, se non si va dietro a beni vani. Questo verso 96, come vedremo dopo la pausa, darà occasione a un dubbio di Dante, che a sua volta, perché Dante non capirà perché si è detto questo dell'ordine domenicano, e darà luogo all'intera risposta che occupa tutto l'episodio del canto 11. E
E dopo essersi presentato come un domenicano, al verso 97 presenta l'anima che ha più a destra che quella del suo maestro. A questo mi riferisco con umiltà. Prima di dire il proprio nome, questo spirito dice chi fu, diciamo, il fondatore dell'ordine per il quale lui lavora e chi fu il suo maestro. Questi che me a destra più vicino. Frate e maestro fummi, ed esso Alberto è di Colonia e io Tomas d'Aquino. Cioè, prima presenta il grande Alberto Magno, maestro appunto di Tommaso, e poi presenta se stesso. Tommaso d'Aquino, potete immaginare la emozione di Dante di vedere davanti a sé il grande teologo. Che non era ancora santo quando Dante scrive la Commedia, ma che aveva già una fama enorme, aveva insegnato teologia a Colonia, a Parigi, a Napoli, era morto nel 1274, quindi in una data relativamente vicina a quella del viaggio di Dante, forse avvelenato, Dante, come abbiamo detto tante volte, ha come fonti chiarissime sia la Summa Contra Gentiles che le questioni, che le interpretazioni, i commenti di Tommaso ai testi aristotelici, e probabilmente conosceva anche la grande Summa Teologica, vero? Allora, poi comincia, e questa parte sì la parafrasiamo per motivi di tempo, a presentare le altre anime. Dunque, ha presentato Alberto, poi se stesso, poi presenta tra i versi 103-105 Graziano, un maestro, insomma, di Bologna, autore del Decretum, che è una sistemazione del diritto canonico. Poi presenta Pietro Lombardo, teologo, autore delle sentenze, che in questo caso interessante al verso 107 lo si paragona con la poverella del Vangelo di Luca che diede a Gesù tutto il suo tesoro, che erano due soldi, perché diede anche lui con umiltà alla Santa Chiesa il tesoro delle sue sentenze. Quindi è un altro caso in cui si enfatizza l'umiltà. Poi tra il verso 109 e 114 si presenta Salomone, il grande re della Bibbia, autore, diciamo, a cui si attribuisce come autore il Cantico dei Cantici e diversi libri sapienziali. E di cui si afferma nel verso 114 un'altra cosa che sarà un dubbio di Dante. Si dice che fu messo in lui, in Salomone, un vedere così alto, cioè una sapienza così splendida, che a veder tanto non sorse il secondo, cioè che non nacque un altro uomo con un sapere così alto. Questo darà motivo di domanda di Dante nel prossimo canto. Poi, dopo Salomone, nel giro tondo di queste anime, c'è Dionigi l'Areopagita, che vide insomma, il ministero e la natura degli angeli nella gerarchia appunto dei motori celesti. Poi c'è accanto a lui una luce più piccola, che è quella di Paolo Rosio, quello che scrisse la storia. Diciamo contro il paganesimo, qui presentato come avvocato dei tempi cristiani, difensore del cristianesimo. Poi al verso 121 cominciano i versi che presentano l'ottava luce, quello di Severino Boezio, importantissimo anche per Dante, autore della Consolazione della Filosofia, che secondo Dante racconta nel Convivio. Lo aiutò tanto a superare la morte di Beatrice e che era stato ingiustamente accusato da Teodorico di tradimento, perciò
Dante dice che dall'esilio, dice al verso 129, venne a questa pace, come diciamo un caso simile a quello che abbiamo visto di Romeo e simile a quello di lui stesso, che saranno accusati ed esiliati ingiustamente, ma destinati tutti e tre alla pace del paradiso. Poi Dante enumera, diciamo, la nona, decima e undecima luce, Isidoro di Siviglia, l'autore delle etimologie, Beda il Venerabile, Riccardo di San Vittore, e infine al verso 133, e ora sì, leggiamo, perché l'ultima delle anime, Dante sta seguendo con lo sguardo il discorso di Tommaso che va da lui tutto attorno e luce per luce, dicendone l'identità, e arriva alla luce che più gli si avvicina. Lui, diciamo, a destra aveva detto che c'era Alberto il maestro, e a sinistra, quello accanto a lui dall'altra parte, è uno spirito la cui presenza in paradiso addirittura accanto a Tommaso ha destato moltissimi dibattiti e discussioni critiche che sono ancora aperte. Perché vediamo chi è questa ultima luce che nomina Tommaso, verso 133. Questi onde a me ritorna il tuo riguardo è il lume di uno spirito che in pensieri gravi a morir gli parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri, che leggendo nel vico degli strami silogizzò invidiosi veri. Cioè, quest'anima che viene presentata come Sigeri, Sigeri di Brabante, che era il massimo esponente dell'averroismo latino nell'epoca, diciamo, precedente, la generazione precedente, quella di Dante, contemporaneo di Tommaso, era un importantissimo filosofo che aveva, diciamo, presentato, insegnava anche lui, come Tommaso, alla Facoltà delle Arti di Parigi, qui nominata metonimicamente come il vico degli strami, traducendo la Eau de Foire, che era appunto il vicolo del quartiere dove rimaneva la facoltà delle arti. Perché è problematica la presenza di Sigeri qua? Intanto perché molte delle idee di Sigeri, soprattutto quella che riguardava l'unità dell'intelletto possibile, che si opponeva all'individualità delle anime, che chiaramente, diciamo, Dante difende anche in un modo scientifico nel canto 25 del Purgatorio, e che proclamava la teoria della doppia verità, della verità di fede separata dalla verità di ragione. Le idee, dicevo, di Sigeri erano state osteggiate non solo da Tommaso, che aveva scritto addirittura un opuscolo contro Sigeri, ma erano tesi che erano state condannate ben due volte dal vescovo di Parigi. E infatti lui aveva dovuto fuggire da Parigi, aveva rischiato di essere, insomma, di essere ammazzato. E allora, intanto, diciamo, è interessante che sia salvo, no? Come se Dante gli avesse attribuito, secondo alcuni, una conversione, secondo altri, Dante stesso starebbe, diciamo, appoggiando queste tesi razionalistiche. Soprattutto perché erano tesi le cui conseguenze politiche sembrano di esserci, secondo questi critici, nella monarchia. Ma vediamo che cosa dice Dante di lui, che è quello che ci interessa qua. La prima cosa che dice, anche prima di nominarlo, è che
Aveva pensieri gravi, pesanti, tortuosi, sicché gli sembrava tardi di venire a morire, cioè voleva liberarsene, gli sembrava tardiva la morte, visti i pensieri nei quali si era tortuosamente involto. Poi quando lo presenta dice che Sigeri, leggendo nel Vico degli Strami, cioè insegnando nella facoltà di Parigi, silogizzò, cioè presentò con logica formale, invidiosi veri. Ecco, questo sintagma invidiosi veri ha dato luogo a litri e litri di inchiostro, perché intanto c'è il problema: quali sono le verità che silogizzò lui e cui si riferisce Dante? Cioè, sono queste verità contro le quali aveva scritto Tommaso, o sono altre verità? Perché secondo alcuni quelli erano errori per Dante, non erano verità. E che vuol dire invidiosi? Molti assegnano alla parola invidioso il valore passivo di invidiati, cioè verità che gli altri invidiavano. Ma quello che probabilmente, diciamo, secondo alcuni, Dante ha voluto sottolineare con questo aggettivo così infernale, no? In mezzo al paradiso, perché la presenza in mezzo a questa luce sopraluce che è il sole, dell'invidia che è qualcosa di tipico del mondo, secondo alcuni Dante ha voluto caratterizzare il sapere universitario come un sapere competitivo, un sapere geloso in cui ognuno vuole avere più la verità di un altro e più potere dell'altro a proposito delle proposte intellettuali. E allora, probabilmente, questi veri invidiosi sono stati pensieri gravi, cui si riferiscono i versi 134 e 135, per cui non vedeva l'ora di morire e vedere la verità come la vedono gli angeli, che secondo Dante afferma nel Convivio. Gli angeli, appunto, a differenza degli uomini, conoscono condividendo tutto il sapere in Dio senza l'invidia che caratterizza invece gli intellettuali universitari. Allora, qui, indipendentemente dalla spiegazione, vi dicevo, tuttora incerta sulla presenza di Sigeri così difficilmente caratterizzato qua, ciò che è senz'altro certo è che nel paradiso di Dante coloro che litigavano in terra sono ripacificati e riconciliati nel paradiso, perché la cosa più significativa è che non è, diciamo, che Sigeri sia salvo, ma che sia accanto a Tommaso, che era il suo grande rivale nel mondo. E finite le parole di Tommaso, riprende il Dante poeta che attraverso una delle immagini più belle del libro ci dice come, dopo aver finito Tommaso il suo discorso, tutte le anime riprendono a danzare e a cantare, ma lo fa attraverso una similitudine davvero incredibile. Verso 139. Indi, come orologio che ne chiami nell'ora che la sposa di Dio surge a mattinar lo sposo perché l'ami, che l'una parte e l'altra attira e urge, tintin sonando, con sì dolce nota che il ben disposto spirito d'amor turge. Questa è tutta la prima parte della similitudine, cioè quindi, avendo finito le sue parole Tommaso, come un orologio meccanico a sveglia, che era un'invenzione molto recente, come un orologio che ci chiama all'alba, cioè nell'ora in cui la sposa di Dio, cioè la Chiesa, si sveglia, si alza per mattinare lo sposo, cioè Gesù. Mattinare è una parola anch'essa
diciamo, dell'ambito erotico, che vuol dire fare una serenata all'alba sotto il balcone dell'amata. Quindi, così come un orologio, ci sveglia al mattino presto, nell'ora in cui la Chiesa si alza per fare la corte a Gesù affinché continui ad amarla, in cui nell'orologio una parte l'altra tira e urge, cioè gli ingranagli fanno movimenti contrari, suonando un tin-tin, vedete che bella onomatopea, con una nota così dolce che lo spirito ben disposto turge, cioè si gonfia d'amore, così come un orologio meccanico fa suonare tin tin per svegliarsi il mattino, così vidio la gloriosa rota, cioè la ruota gloriosa, muoversi, cioè riprendere la danza e render voce a voce in tempra, in dolcezza, che esser non può nota se non colà dove gioirsi in sempre. Cioè, è così come si muovono gli ingranagli, le ruotine dell'orologio meccanico facendolo suonare per svegliarci il mattino, così vidi io che la ruota gloriosa degli spiriti sapienti riprendevano la danza e ricominciavano il canto con rispondendosi una voce all'altra con un timbro talmente dolce che non può essere conosciuta, di nuovo l'idea dell'ineffabile, se non in paradiso, cioè laddove il gioire, il godimento si insempra, dura sempre, detto attraverso un neologismo dantesco, una parola che inventa Dante, insemprarsi, e che molto audacemente chiude non solo la terzina, ma addirittura il canto. È bellissimo questo canto, spero di non averlo rovinato troppo con questa lettura veloce. Ma dobbiamo comunque lasciar posto al altrettanto bello canto undicesimo. Quindi, come vi avevo detto, questa volta leggeremo il canto tutto di seguito solo alla fine. E il canto inizia con una delle più belle digressioni del Dante scrittore, che ci presenta il contrasto tra la sua condizione e i nostri affanni mortali. O insensata cura dei mortali, quanto son difettivi i sillogismi, quei che ti fanno in basso batter l'ali. Cioè, o affanni insensati dei mortali, quanti sono difettuosi i sillogismi. Vedete, non a caso la stessa parola che ha usato, diciamo, il verbo era sillogizzare, no? Che aveva usato per Sigeri. I sillogismi, i pensieri che ti fanno svolazzare verso terra, quindi rimanere attaccati al mondo. E adesso fa un'enumerazione di molte delle attività mondane, che hanno in comune, il fatto di essere attività spendibili, cioè finalizzati alla praticità e non all'elevazione spirituale. Chi dietro aiura e chi ad anforismi sengiva. Iuria sono i corpi delle leggi, quindi chi è avvocato? Gli anforismi di Ippocrate erano la base dello studio dei medici, quindi qui sta parlando di avvocati, medici che andavano dietro ai libri loro, e chi seguendo sacerdozio, chiaramente in un modo da risolvere problemi pratici, e chi regnar per forza o per sofismi, cioè chi ambiva al potere attraverso la violenza o i raggiri, insomma, di nascosto, e chi rubare, e chi civil negozio, cioè chi va dietro al lucro dell'usura o chi della pubblica amministrazione. Chi nel diletto della carne in volto s'affaticava e chi si dava l'ozio,
quando da tutte queste cose sciolto con Beatrice m'era suso in cielo, cotando gloriosamente accolto. Cioè, Dante, come scrittore, riflette sul contrasto tra tutti questi affanni mondani, mentre lui, affrancato, cioè sciolto, liberatosi da tutte queste cose, era insieme alla sua donna in cielo, accolto da questi spiriti gloriosi dei sapienti. Poi, parafraso fino al verso 28, dove riprendiamo la lettura, il giro delle anime che era cominciato si ferma di nuovo nella stessa posizione come era prima, e allora Tommaso riprende a parlare e dice: io leggo in Dio quello che tu vuoi sapere. Tu hai due dubbi, che erano quelli che io vi avevo anticipato, cioè non capisci quando io ho detto a proposito dell'ordine domenicano, o ben si impingua se non si vaneggia, e non capisci perché a proposito di Salomone io dissi non nacque il secondo. Ora ti spiegherò. Quindi al verso 28, che ora cominciamo a leggere, Tommaso inizia una lunghissima risposta al primo quesito di Dante, cioè perché prima aveva detto o ben si impingua se non si vaneggia. La struttura di questa lunga risposta, che a volte si dimentica, è importante invece ricordarla, perché essendo Tommaso domenicano, quello che lui avrebbe dovuto dire era che ben si impingua perché Domenico era un eccezionale, diciamo, guidatore del gregge, ma che c'è stata poi la corruzione dei suoi seguaci. Ma siccome una caratteristica importantissima di questi spiriti sapienti è l'umiltà, anziché fare lui l'elogio di Domenico, essendo domenicano, dirà che, come ora leggeremo, Domenico e Francesco sono i due principi che inviò la provvidenza per aiutare la Chiesa, e lui, come domenicano, farà l'elogio di Francesco, per poi dire, puoi ora immaginare l'altezza dell'altro principe e poi partire appunto con la corruzione per arrivare alla risposta al dubbio di Dante, che è perché hai detto ben si impingua se non si vaneggia. E nel prossimo canto, lo vedremo la settimana prossima, San Bonaventura Francescano farà invece l'elogio di Domenico e la critica al suo proprio ordine corrotto. Quindi questo è un canto, diciamo, a specchio con il canto dodicesimo, che riprende un'abitudine, diciamo, tradizionale, secondo cui questi due ordini, che in qualche modo, diciamo, concorrevano, era, diciamo, d'abitudine che l'elogio di Francesco lo facesse un domenicano e viceversa. Allora, leggiamo dal verso 28 che inizi il famosissimo panegirico di San Francesco d'Assisi, forse vi dicevo l'episodio più famoso del paradiso. La provvidenza che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto pria che vada al fondo, cioè la provvidenza divina che governa il mondo con quell'insondabile criterio nel quale qualsiasi aspetto, cioè vista, è vinta prima di arrivare al perché ultimo, cioè che è impossibile da conoscere, però che andasse per lo suo diletto la sposa di colui che ad alte grida di sposò lei col sangue benedetto, cioè affinché la sposa di Cristo, cioè la Chiesa, che è stata sposata col sangue in alte grida nella croce da Cristo,
affinché la Chiesa, ma significativamente nominata attraverso la tradizionale figura di sposa di Cristo. Poi vedremo perché è così importante questo epiteto in questo episodio. Affinché la Chiesa, procedesse con sicurezza e fedeltà, verso 35, la provvidenza era il soggetto. Due principi ordinò in suo favore che Quinci e Quindi le fossero per guida, cioè inviò al mondo due principi che l'aiutassero affinché lei fosse più sicura e più fedele. Adesso arrivano i due principi che io vi ho anticipato comunque al verso 37. L'un fu tutto serafico in ardore, Francesco. In ardore d'amore come un serafino. L'altro per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore. L'altro, Domenico, fu uno splendore di dottrina cherubica. Verso 40, dell'un dirò, però che d'ambedue si dice l'un pregiando, qual comprende, perché ad un fine fur le opere sue. Cioè io parlerò di uno che sarà Francesco, visto che elogiando uno di loro si parla di entrambi, qualsiasi si prenda, perché le loro opere erano finalizzate allo stesso scopo, appunto quello di proteggere e salvaguardare la Chiesa. Ora, tra il verso 43 e il verso 48 c'è una complicata perifrasi per indicare la parte dell'Umbria dove c'è Assisi. Saltiamo perché altrimenti finiremmo alle 5 del pomeriggio. E al verso 49 inizia appunto la nascita di San Francesco. Di questa costa, la dovella frange più sua rattezza, cioè dove è meno rispida. Questo già annuncia il carattere dolce di Francesco, che contrasterà, come vedremo la settimana prossima, col carattere impetuoso invece da torrente di Domenico. Di questa costa, la dovella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole come fa questo talvolta di Gange. Cioè, il primo epiteto attraverso il quale si allude a Francesco è nacque un sole. Come a volte questo sole, dice Tommaso, dove siamo noi, nasce a volte da Gange. Però chi desso loco fa parole non dica scesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole. Perciò chi parla di quel posto, non parli di Assisi, Ascesi è il nome antico, già che sarebbe insufficiente nominare così il luogo di nascita di Francesco, visto che era un sole, lo chiami Oriente per parlare con precisione. Ricordate che il sole, oltre ad essere l'astro dentro il quale sta avendo luogo questo monologo di Tommaso, era, secondo il convivio, il simbolo più perfetto di Dio. E infatti ora vedremo che il fatto di chiamare Sole Francesco è una delle spie del fatto che questo santo è nella commedia una sorta di controfigura eccezionale di Cristo stesso. Allora, al verso 55. Certo, sappiamo che è Francesco non solo, diciamo, perché nacque ad Assisi, ma perché poi più avanti, al verso 74, Tommaso chiarirà che l'allegoria che lui comincia a fare ora ha come protagonisti Francesco e la povertà. Sappiamo tutti, credo, chi era San Francesco d'Assisi, il santo forse più amato più di maggiore influenza oggi tra di noi. Le sue idee hanno infatti moltissimi aggiornamenti moderni, se non altro il nostro Papa ha scelto questo nome.
vediamo come qui, sulla base delle tante agiografie vite di Francesco, Dante ne costruisce uno particolarmente mite e amorevole. Noi non abbiamo tempo di soffermarci sulle devianze che ci sono tra le diverse vite di San Francesco, che sono molto interessanti, tra l'altro, ma se vi interessa questo argomento, c'è la grande studiosa, di Francesco che stabilisce appunto queste differenze tra le diverse vite redatte in diversi periodi. È la iconografia di San Francesco, e Chiara Frugoni, che è morta da poco, ma di cui potete trovare lezioni, conferenze, interviste su internet, molto belle, molto interessanti. Se vi interessa questo grande personaggio, al di là, insomma, della sua appartenenza alla Divina Commedia. Allora, al verso 55, finora detto che nacque lì un sole, non era ancor molto lontan dall'orto che il cominciò a far sentir la terra della sua gran virtute alcun conforto. Cioè non era ancora lontano dalla nascita, dall'origine, che la terra cominciò a sentire un aiuto da lui. E infatti si racconta che fin da giovane lui cominciò a dare i suoi beni. Sapete che era figlio di un commerciante di tessuti borghese e che cominciò a sperperare secondo la vista del padre, per ricostruire una chiesetta, sicché il padre si arrabbiò. Questa è probabilmente questa primissima influenza quando era ancora giovane. E al verso 58: che per tal donna giovinetto in guerra del padre corse, a cui come alla morte la porta del piacer nessun diserra. Già che si innamorò giovanetto di una donna dalla quale fuggono tutti come dalla morte. E più avanti si dice che questa donna è appunto la povertà, fino al punto di correre in guerra al padre, no? Sapete che il padre, arrabbiatosi per questo gesto di Francesco, l'aveva combinato a, diciamo, rinunciare all'eredità, il che lui gioioso non solo fece, ma si tolse addirittura i vestiti e da quel momento cominciò a girare con soltanto un tessuto sopra, il cordone tipico dei francescani, e scalzo, vero? E al verso 61: e dinanzi alla sua spirital corte, coram patre le si fece unito, poscia di dì in dì l'amò più forte. Quindi la sposò, si unì, alla povertà, solennemente, contro il padre. E qui al verso 64: questa, privata del primo marito, 1.100 anni e più di spetta scura, fino a costui si stette senza invito. Questa, quella che sapremo dopo, è la povertà, essendo stata privata dal primo marito, che è chiaramente Cristo, stette dimenticata e non voluta per più di 1.100 anni, senza che nessuno le invitasse, la volesse risposare, fino a Francesco. Ora dico, questo è interessante, no? Perché si era detto prima, attraverso la perifrasi che avevamo notato, che Cristo in alte grida aveva sposato la Chiesa. E adesso si parla di Cristo come il primo marito della povertà. È ovvio che Dante questo l'ha fatto apposta, non è che ha sbagliato e ha detto: ah, vabbè, mi sono servito della stessa metafora 2 volte, questo è discordante. Anche se non viene detto in nessun posto esplicitamente, questa convergenza dell'immagine della sposa di Cristo, che assume prima diciamo, il significato di chiesa militante e poi quello di povertà,
chiaramente è nella volontà di Dante, volontà di unire in questo canto come identità la Chiesa alla povertà, la Chiesa militante ideale che si oppone alla Chiesa lussuosa, corrotta, contro la quale ha lanciato e lancerà ancora tante invettive durante il poema. Allora, sta dicendo che tra Cristo, che la sposò prima, la povertà, e Francesco, che la sposò più di 1100 anni dopo, nessuno l'aveva sposata. E al verso 67, ne valse udir che la trovò sicura con Amiclate, al suon della sua voce, colui che a tutto il mondo fe paura. Cioè, non valse. Non gli servì a niente per essere riamata la povertà il fatto che Amiclate, quel barcaiolo poverissimo che aveva aperto la porta a Giulio Cesare senza alcuna paura, perché era talmente povero che non temeva che diciamo, l'esercito di Cesare gli rubasse niente, no? Cioè è un esempio che in qualche modo dalla base. Diciamo, a quel modo di dire, no? Chi nulla ha, nulla teme, no? E quindi alla povertà non servì di nulla il fatto che rendesse così sicuro, senza paura, Amiclate davanti a Giulio Cesare, che invece tutti gli altri temevano. Ne valse essere costante né feroce sicché. Dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Non gli valse nemmeno la costanza e fedeltà estrema della povertà nei confronti di Cristo, che anche nella croce, cioè laddove la stessa Maria rimase giù, lei lo accompagnò, la povertà, nella crocifissione. E adesso sì, al verso 73, quello che io didatticamente vi avevo anticipato, ma perché io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti. Claudia, Sì. per 2 secondi, cioè si è spento l'audio. Ah, scusate. Solo 2 secondi. Ah, grazie. Dicevo che tra il verso 73 e 75 Tommaso spiega che questi due amanti, di cui sta parlando in un modo diffuso, vago, insomma, sono Francesco e la povertà. E ora inizia a vedersi quali sono state le conseguenze di questa coppia così amorevole. Verso 76. La lor concordia e i lor lieti sembianti, amore, maraviglie e dolce sguardo facciano esser cagion di pensier santi. Cioè andavano così d'accordo ed erano così felici insieme che destavano pensieri santi quando la gente li guardava, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima. E dietro a tanta pace corse, correndo, gli parve esser tardo. Bernardo di Quintavalle, che fu uno dei primi appunto a seguire gli scalzi, no? Si tolse le scarpe e corse, gli sembrava di essere tardo correndo, tanto gli piacque la povertà e la armonia e la felicità che nasceva dall'incontro tra Francesco e lei. E al verso 82 esclama Tommaso: O ignota ricchezza, o ben ferace, o ricchezza che non la si conosce, la povertà, o bene particolarmente vero. Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro dietro allo sposo, si la sposa piace. Gli altri corrono, no? Li vedono passare scalzi, Francesco e la sua amata povertà, e lasciano anche loro i beni e
inseguono la povertà, talmente bella è come donna amata da Francesco. Indi se ne va quel padre, quel maestro, con la sua donna e con quella famiglia che già legava lumine capestro. Cioè così se ne va quel padre maestro, cioè Francesco, con la povertà e con quelli che li inseguivano già legati con il capestro, no? Con questa fune, la corda francescana. E adesso al verso 88 si racconterà come andò Francesco a Roma a chiedere da parte del Papa Innocenzo III la conferma del suo ordine e della sua regola. Al verso 88, «Negli gravò viltà di cuor le ciglia per essere fi di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia, ma regalmente sua dura intenzione ad Innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione». Cioè non si sentì, diciamo, non si vergognò, non gli diede viltà di cuore e lo fece abbassare gli occhi il fi essere figlio di un semplice mercante, nel fatto di essere dispetto a maraviglia, vuol dire spregevole nell'aspetto da destare meraviglia, ma regalmente, cioè come un re, aperse davanti al Papa la sua regola dura e ricevette da lui il primo avallo, il primo sigillo alla sua comunità, perché effettivamente nel 1210 il Papa Innocenzo III diede un'approvazione verbale all'ordine che permetteva che Francesco e i francescani facessero la predicazione itinerante. Al verso 94, poiché la gente poverella crebbe dietro a costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, cioè dopo che era cresciuta la quantità di seguaci di Francesco, la gente poverella, dietro a Francesco, la cui vita ammirevole sarebbe cantata meglio dagli angeli direttamente nell'Empireo, dice con umiltà Tommaso, al verso 97, di seconda corona redimita fu per onorio dall'Eterno Spiro la santa voglia desto archimandrita. Allora, vedete, il primo sigillo l'aveva dato il Papa Innocenzo. Il secondo sigillo, che è la regula bullata, cioè l'approvazione scritta dell'ordine, Dante dice, attraverso la voce di Tommaso, che la diede direttamente lo Spirito Santo attraverso il Papa Onorio III. E quindi chiaramente, di nuovo, la sua venuta al mondo è provvidenziale come quella di Cristo, è lo Spirito che gli dà l'approvazione formale della regola. E al verso 100 si ricorda un altro momento cruciale della biografia, secondo, diciamo, le fonti che abbiamo di Francesco, che fu un viaggio che lui fece in Egitto nel 1219 per cercare di convertire appunto il sultano. Verso 100. E poiché per la sete del martiro, nella presenza del soldan superba, predicò Cristo e gli altri che il seguirono, e cioè dopo essere andato in Egitto per sete di martirio, davanti al sultano a predicare Cristo e gli apostoli, quelli che lo seguirono, e per trovare a conversione acerba troppo la gente, cioè per aver trovato refrattaria la gente alla conversione, ancora immatura, e per non stare indarno, redissi al frutto dell'italica erba, e per non rimanere lì a non fare niente, se ne tornò al frutto della erba italica, cioè tornò di nuovo alla terra italiana.
nel crudo sasso intratevero Arno, nella cosiddetta Verna, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. Cioè prese, secondo le biografie di Francesco, nel 1224, dopo una notte di grande sofferenza fisica, ricevette le stigmate, cioè le piaghe della crocifissione che un angelo gli diede e che lui portò 2 anni fino alla morte nel 1226. E adesso si narra appunto il momento della morte, che è una delle parti più belle, al verso 109, quando a colui che a tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo, ai frati suoi, siccome a giusta rede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede, e del suo grembo l'anima preclara muoversi volle, tornando al suo regno e al suo corpo non volle altra bara. Bellissimo mite, racconto della morte, cioè quando a Dio, cioè a colui che lo aveva destinato a tanto bene, piacque di trarlo su, cioè di farlo ritornare al cielo, al premio che lui si meritò nel farsi piccolo, nell'umiltà, farsi pusillo, cioè quando a Dio piacque di chiamarlo di nuovo in sé per dargli il premio che aveva meritato. Lui, Francesco, soggetto del verbo raccomandò, del verso 113, lui raccomandò la povertà, cioè la sua donna più cara, e comandò che l'amassero fedelmente ai suoi. E dopo aver fatto questo, infatti raccontano le agiografie di Francesco che lui consolava i suoi amici per la sua imminente morte, e del suo grembo l'anima fulgente si volle muovere, cioè dal grembo della povertà, tornando al suo regno, al regno di Dio, e non volle per il suo corpo un'altra bara che non fosse la povertà. Allora, qui è finito il panegirico di Francesco, che ricordiamo è stato detto a proposito della domanda di Dante: perché prima hai detto Uben si impingua se non si vaneggia? Quindi ora avanza nel suo pensiero Tommaso al verso 118. Pensa oramai qual fu colui che degno collega fu a mantenere la barca di Pietro in alto mar per dritto segno. Cioè, ormai, adesso che hai saputo quanto è stato grande Francesco, adesso puoi immaginare quanto grande fu quello che fu degno collega di Francesco, cioè San Domenico, collega nel mantenere la barca di Pietro, cioè la Chiesa, in alto mare, in mezzo alle tempeste delle crisi. Mantenerla per dritto segno, nella dritta via. E questo, cioè questo collega degno di Francesco, e questo fu il nostro patriarca, dice come domenicano San Tommaso, perché qual segue lui come il comanda, discerner poi che buone merce carca, per cui puoi capire che chi segue Domenico come Domenico comanda, puoi capire che carica buoni meriti spirituali per poi venire in paradiso. E questa sarebbe la parte che spiega Uben si impingua, cioè si diventa grandi, forti. Ma ora spiegherà Tommaso perché ha fatto questo inciso correttivo se non si vaneggia, che aveva detto prima, vi ricordate, nel canto decimo, verso 124.
ma il suo peculio di nuova vivanda è fatto ghiotto, sicché esser non puote che per diversi salti non si spanda. Cioè, ma il suo gregge è diventato ghiotto, cioè avido, goloso di una nuova vivanda, cioè di un altro bene, non quello spirituale, in modo che necessariamente se n'è andata per pascoli lontani, diversi salti. E quanto le sue pecore remote, vagabonde, più da esso vanno, più tornano all'ovil di latte vote. Cioè, più si allontanano le pecore dal suo pastore, che è chiaramente Domenico, e più vagabondano lontane da lui, più tornano vuoti di latte all'ovile, cioè più si impoveriscono e quindi diventano non pingue, bensì deboli dell'alimento spirituale. E adesso al verso 130 Tommaso fa una concessione, dice: ben son di quelle che temono il danno e stringonsi al pastor, ma son sì poche che le cappe fornisce poco panno. Cioè, è vero che esistono alcune pecore che temono il danno e quindi si stringono al pastore, alla regola di Domenico, ma sono così poche che per fare le loro cappe ci vuole poco tessuto, dice Dante. E allora adesso recupererà tutto l'andamento logico della sua risposta, Tommaso, al verso 133. Or, se le mie parole non sono fioche, cioè ora, se le mie parole non sono state vaghe, cioè se sono state potenti, se la tua udienza è stata attenta, cioè se hai udito senza distrarti, se ciò che hai detto alla mente revoche, cioè se colleghi con la memoria tutto l'andamento del mio discorso, in parte fia la tua voglia contenta, in parte perché Dante aveva due dubbi, vi ricordate? Che voleva dire questo? U ben si impingua se non si vaneggia, e anche questo che si era detto di Salomone, che che non era nato, non era sorto il secondo. Ma questo secondo dubbio non l'ha chiarito, se ne parlerà fra due canti, va bene? Perciò dice Tommaso: se io sono stato chiaro, se tu mi hai seguito con attenzione e se recuperi con la memoria tutto l'andamento discorsivo, la tua volontà di sapere sarà soddisfatta in parte, cioè per quel che riguarda o ben si impingua. Perché vedrai, verso 137, perché vedrai la pianta onde si scheggia. Cioè, perché vedrai la pianta dalla quale sorge e si scheggia poi, che è Domenico, che la cui vicinanza avrebbe garantito che si diventi pingui, e vedrai il correggere che argomenta o ben si impingua se non si vaneggia, e vedrai perché. A partire dal momento in cui ho cominciato a denunciare che alcune pecore se ne vanno dal gregge e tornano vuote di spirito, vedrai perché ho parlato anche di vaneggiare, di andare dietro a beni vani, effimeri, che promettono una felicità che poi non si avvera. Come ha detto tante volte Dante, ha detto Virgilio, insomma, per quel che riguarda l'avidità dei beni materiali. Allora, vedo che c'è qualcosa sulla chat. Troveremo Francesco in paradiso? No, non lo vedremo personalmente, diciamo, durante la lettura del libro. Qui chiaramente è ovvio, no? Che Francesco è in un posto molto altolocato, come lo sapremo anche di Domenico, per quel che se ne dirà nel canto prossimo.
Leggiamo allora il canto tutto di seguito. Spero che, nonostante la velocità con la quale ne abbiamo parlato, riusciate a coglierne la bellezza e il ritmo, perché in tutta questa storia di Francesco e la crescita del suo ordine c'è anche un ritmo particolarmente attraente. O insensata cura dei mortali, quanto son difettivi i sillogismi, quei che ti fanno in basso batter l'ali. Chi dietro aiure, chi ad anforismi, sengive, chi seguendo sacerdozio, e chi regnar per forza o per sofismi, e chi rubare, chi civil negozio, chi nel diletto della carne involto s'affaticava, e chi si dava l'ozio, quando da tutte queste cose sciolto, con Beatrice me la suso in cielo, cotanto gloriosamente accolto. Poiché ciascuno fu tornato nello punto del cerchio in che avanti s'era, fermossi come a candelier candelo, e io sentì dentro a quella lumera che pria m'avea parlato, sorridendo incominciar, facendosi più mera. Così com'io del suo raggio resplendo, sì, riguardando nella luce eterna, i tuoi pensieri onde cagioni apprendo. Tu dubbi e hai voler che si ricerna in sì aperta, in sì distesa lingua, lo dicer mio, che al tuo sentir si sterna, ove dinanzi dissi u ben si impingua, e la udissi non nacque il secondo, e qui è uopo che ben si distingua. La provvidenza che governa il mondo, con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto pria che vada al fondo, però che andasse per lo suo diletto la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, in sé sicura e anche a lui più fida, due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fosser per guida. L'un fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore. Dell'un dirò, però che d'amendue si dice l'un pregiando, qual comprende, perché ad un fine fur l'opere sue. Intra Tupino e l'acqua che discende del colle letto dal beato Baldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole, e di rietro le piange per grave Giove nocera con Gualdo. Di questa costa, la dov'ella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange. Però chi desso loco fa parole, non dica ascesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole. Non era ancor molto lontan dall'orto che il cominciò a far sentir la terra della sua gran virtute alcun conforto, che per tal donna giovinetto in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacer nessun diserra. E dinanzi alla sua spirital corte, e coram patre le si fece unito, poscia di l'ammò più forte. Questa, privata del primo marito, 1100 anni e più di spetta scura, fino a costui si stette senza invito. Né valse udir che la trovò sicura con amiclate al son della sua voce, colui che a tutto il mondo fe paura. Né valse esser costante né feroce, sicché, dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Ma perché non proceda troppo chiuso, Francesco è povertà per questi amanti, prendi oramai nel mio parlar diffuso. La lor concordia, i lor lieti sembianti, amore, maraviglie, dolce sguardo, faciano esser cagion di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse, correndoli parvi esser tardo. O ignota ricchezza, o ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro dietro allo sposo, si la sposa piace.
Indi sen va quel padre, quel maestro, con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro. Nelli gravò viltà di cuor le ciglia per esser fi di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia, ma regalmente sua dura intenzione ad innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poiché la gente poverella crebbe dietro a costui la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita fu per onorio dall'eterno spiro la santa voglia d'esto archimandrita. E poiché per la sete del martiro nella presenza del soldan superba predicò Cristo e gli altri che il seguiro, e per trovare a conversione acerba troppo la gente per non stare in darno, redisse al frutto dell'italica erba, nel crudo sasso, intratevero e arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. Quando a colui che a tanto ben sortillo piacque di trar lo suso alla mercede che il merito nel suo farsi pusillo, ai frati suoi, siccome a giusta erede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fine. E del suo grembo l'anima preclara muoversi volle, tornando al suo regno, e al suo corpo non volle altra bara. Pensa oramai qual fu colui che degno collega fu a mantener la barca di Pietro in alto mar per dritto segno, e questo fu il nostro patriarca, perché qual segue lui come il comanda discerner poi che buone merce carca, ma il suo peculio di nuova vivanda è fatto ghiotto, sicché esser non puote che per diversi salti non si spanda. E quanto le sue pecore remote vagabunde più da esso vanno, più tornano all'ovil di latte vote. Ben son di quelle che temono il danno e stringonsi al pastor, ma son sì poche che le cappe fornisce poco panno. Orse le mie parole non son fioche, se la tua udienza è stata attenta, se ciò che è detto alla mente revoche, in parte fia la tua voglia contenta, perché vedrai la pianta onde si scheggia e vedrai il correggere che argomenta, o ben si impingua se non si vaneggia. Bene, vi chiedo ancora scusa per la corsa, avevo cercato di calcolare il meglio possibile affinché ci bastassero le 2 ore, vedo che c'è qualcosa sulla chat. Grazie, grazie. Sì, sono canti molto belli, il decimo è un canto che di solito si considera molto difficile, perché insomma smuove molti argomenti teologici e perché c'è il grande problema di Sigeri. Questo è un canto insomma molto amato, questo 11esimo. Vedremo che il 12esimo è forse meno famoso perché il Santo Domenico è un santo forse meno popolare o meno consono alla nostra sensibilità odierna, ma letterariamente un canto straordinario con delle immagini di una potenza meravigliosa. Quindi grazie ancora dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.